Stamattina abbiamo trovato poca gente, essenzialmente dei ragazzi che fanno parte del gruppo conosciuto come Riders e qualche ragazzo dei centri sociali che però non hanno posto problemi particolari. All'interno abbiamo trovato ancora oggi dei clochard e basta. Il punto di partenza è questo: all'interno della struttura esistevano fondamentalmente tre gruppi. Il gruppo degli artisti, e questo è un discorso che riguarda l'aspetto culturale che non c'entra nulla con l'opera di devastazione che abbiamo trovato, poi c'era un gruppo di clochard e qui abbiamo trovato dei gravi danni alle strutture e anche non dimentichiamo il fatto che proprio da un clochard deriva l'incendio, l'ultimo incendio che ha interessato la cavallerizza. E poi c'è un terzo gruppo che è fatto di spacciatori e di rapinatori sui quali chiaramente abbiamo applicato tutte le misure previste dalla legge. Abbiamo ripristinato una situazione di legalità adesso. Prefetto e Comune hanno avviato un percorso virtuoso per consentire agli artisti, agli intellettuali di usare la cavallerizza per fini culturali. Chiaramente non saranno più tollerate occupazioni né da parte di persone che non hanno titolo né tantomeno da parte di criminali. E abbiamo trovato una persona che cercavamo per delle rapine commesse nei giorni scorsi nei dintorni della cavallerizza. Sono stati di fatto 5 anni di occupazione abusiva e questo ha comportato un degrado assoluto della struttura, più la possibilità per alcuni soggetti che orbitano nel mondo criminale di insediarsi all'interno della struttura, tant'è che abbiamo fatto oltre 12 interventi in 3 mesi per fatti puramente criminali.